Ho l'onore di avere qui come ospite, come dente per dente, che poi diciamo, possiamo dire, ti chiami Salve Riccardo, se possiamo dirlo. E il tema della chiacchierata è utile l'esperienza in radio per fare streaming su Twitch? Questa è la domanda a cui cercheremo di dare una risposta. Però prima di arrivare al nocciolo della domanda, se vuoi raccontare, innanzitutto, come mai hai scelto questo nick? È un po' la tua esperienza e anche quello che fai nella vita. Buonasera. Sono Riccardo, alias Dente per Dente. Parto subito dal nickname, ci togliamo il dente, appunto. Io ho un incisivo qui davanti storto, perché non ho mai messo la macchinetta. Quindi ho un incisivo storto. Mi piace giocare ai videogiochi. Ironicamente dico che non sono bravo, quindi dente per dente. Ok? Per dente sta per dente, ok? Che poi richiama anche il detto, ok, dente occhio per occhio, dente per dente, quindi è tutto questo gioco di parole. A me piacciono i giochi di parole, sono un fan di Caparezza, quindi. Nella vita sono laureato alla triennale di ingegneria gestionale all'Università degli Studi di Salerno e ora sto studiando per la magistrale, mi manca un anno. E dopo, sai, è tutto un buio, perché, cioè, buio, nel senso, Beh, è incognito. non so Vabbè. dove voglio arrivare. No, Questo è ma sintomo di nessuno lo sa. ambizione. Esatto, questo è Nessuno lo sintomo di sa, non ti ambizione, però è preoccupare. anche sintomo di non sapere quello che vuoi No, fare. ma non ti preoccupare che nessuno lo sa, cioè nel senso non è che sei solo tu, proprio così. Cioè, diciamo che non ho ancora Stai obiettivi. tranquillo. Ok? Studio ingegneria. Nella vita ho fatto radio, ho fatto volontariato in un'associazione. Avevo anche un canale YouTube, che era più una Perché cosa posso chiedere didattica. perché dici avevo? È successo qualcosa? Avevo perché era ai tempi del liceo e Ah, avevo questo canale più YouTube così. con due miei Degli amici amici. di Ah, classe, esatto. Era una cosa più sì. goliardica, dove facevamo le cose, i trend dell'epoca. I trend dell'epoca quali erano? Le reaction, chat roulette, le challenge, quelle cose lì, ok, che ora non si portano più. La questione Twitch è tutta in evoluzione, non è ancora bella plasmata, ma è modellata e modellabile ancora. Perché per ora ho l'attrezzatura per portare solo FIFA, mi manca un microfono esterno per portare anche Warzone. Perché scusami, non puoi registrare con questo qua? No, perché per giocare a Warzone, per parlare con i tuoi amici, se colleghi le cuffie al joystick, non arriva l'audio dalla scheda d'acquisizione su OBS. Quindi se collego le cuffie al joystick, io non posso portare i suoni del gioco più le voci di me e i miei amici live. Quindi sarebbe muto, posso metterci al massimo una canzone. Quindi non posso portare ancora Warzone, devo aspettare di comprare questo microfono. Però il mio obiettivo è arrivare al just chatting, quindi avere una certa, almeno iniziare ad avere una certa nicchia di persone con cui scambiare idee per sviluppare poi altri progetti. Per esempio, io, allora, mo ti spiego un po' in pochissime parole cosa facevo in quell'associazione. Era un'associazione che permetteva scambi interculturali tipo l'Erasmus, però per i liceali, ok? Quindi c'era meno autonomia da parte dello studente perché non viveva da solo, ma viveva in una famiglia. Non so se posso, il nome lo dirò, intercultura, però non voglio No, non sponsorizzare. ti interessa, cioè no, vabbè, non vabbè, sì, vabbè, Non voglio poi. sponsorizzare, però se dovessi Sì, parlarne solamente bene. certo. Cioè, e io Non mi c'è niente occupavo di della male. parte burocratica, perché c'era una prima fase di selezione di questi ragazzi, perché non tutti poi erano idonei ad un'esperienza di un anno all'estero. Parte di selezione, di formazione dei ragazzi per spiegare concetti psicologici quali l'adattamento, il cambio culturale, cioè accettare diverse culture, queste cose qui. E quindi vorrei, ed ho conosciuto tantissime persone di tantissime nazioni diverse e tantissimi ragazzi che ho permesso, grazie al volontariato che facevo, di andare in tantissime parti del mondo. E quindi vorrei anche implementare, vabbè, scusami, un format che riguarda interviste su persone che ho mandato io personalmente,
e di raccontare le loro esperienze in un'intervista tipo questa, ok? Sì. E vorrei fare, cioè okay. Vorrei provare a sviluppare questo format per un po' di tempo, perché ci sono tantissimi argomenti, tantissime cose che ho imparato e si potrebbe parlare veramente di tantissime cose. Uso troppo la parola. Quindi praticamente fammi un esempio di format per il Just Chatting che implementeresti, cioè ad esempio... Non lo so, tipo il mercoledì sera, ogni due settimane, invito una ragazza o un ragazzo che ho mandato in Brasile, e gli faccio raccontare la sua esperienza in Brasile. Lo scambio culturale. La cultura del Brasile, esatto, lo scambio culturale, perché i ragazzi vanno in famiglie, certo, nelle scuole, quindi vivono... Cioè, sono costretti quasi a stare nella in maniera intensa. Okay. Sì, in maniera. E poi soprattutto, se ci puoi dare qualche trucco che chi fa radio usa per intrattenere, per cercare di mantenere alto l'interesse delle persone. Mi è stato utile. È tutta una cosa a catena, perché io ho fatto prima intercultura e io ho fatto anche discorsi in pubblico con intercultura. Sì. E è stato utile per la parte dell'organizzare il discorso, del non fermarsi, tipo se dovessi impappinarmi, non so, se dovessi confondere le parole, mi fermerei lo stesso, ok? Prima mi fermavo. Certo. Ok? Con la differenza però che qui non parli in pubblico, perché cioè tu non stai guardando un pubblico. Vabbè, c'è comunque uno schermo. Lo sai che però lo sai che dall'altra parte ci sono. Esatto. Sai persone, che dall'altra parte c'erano delle però persone. Però non le vedi. Sì, esatto. Sì. E questo fa una differenza enorme. Molto, una differenza enorme. Sì. Vai. No, facciamo un po' di promozione, sai com'è? Se ti fa piacere, se ti scocci, poi allora il libro si chiama Raggiungi i tuoi obiettivi in modo ciclico e sostenibile. È un libro piccolino, mi hanno detto che si legge in 3-4 ore, diciamo in una giornata comunque. Alla fine del libro ci sono anche degli esercizi che si devono fare. E ogni pagina c'è una figura, in modo che ho uno schema, una figura, un diagramma, perché in pratica a me piace i libri con le figure, non so se sono visivo. Vabbè, fumetti così. No, non sono fumetti, sono tutte immagini. No, però ognuno è contestualizzato, cioè non sono messi a caso, contestualizzato. Vabbè, sono didascalie. Sì. Allora facciamo così, prendo una pagina a caso e la leggiamo. Ok. La paura. Ok. Va bene? Piace come testo. Allora, vabbè, qua praticamente per fartela breve, stiamo all'inizio del libro e stiamo nella parte, praticamente, vabbè, faccio un attimo il riassunto. E siamo praticamente all'inizio del libro dove in pratica si parla del porsi gli obiettivi, no? Porsi degli obiettivi. Okay. Ok, perché chiaramente per raggiungere gli obiettivi prima te li devi porre, sennò... Dov'è? Okay. È un elemento che scoraggia le persone, è la paura, praticamente. E quindi in pratica bisogna affrontare questa paura. Ok, affrontiamo ora l'altro scoglio che ci frena dallo scegliere un obiettivo ambizioso, che è la paura di non riuscire. Chiariamoci, la paura è un'emozione vitale, fondamentale, e non bisogna combatterla, ma capirla. Questo vale per la gestione di tutte le emozioni. Quando ci investe un'emozione, bisogna fare come lo spartano re Leonida alle Termopili, quando fu investito dall'imponente esercito persiano, cioè non indietreggiare, non avanzare e non ignorare. Questo nei confronti di tutte le paure, tutte le emozioni in generale. Se sto correndo la maratona, il terreno è scivoloso e ho paura di accelerare, faccio benissimo ad andare più piano ed evitare di cadere, ovviamente. Tornando all'esempio che ho fatto all'inizio, se voglio andare sull'Everest senza bomboli di ossigeno e ho paura di non riuscirci, faccio benissimo a desistere. Bisogna però stare attenti alla paura ingiustificata. Se ad esempio voglio creare una startup e ho paura di non capirne la fiscalità, la soluzione non è desistere, ma è rivolgersi a un commercialista. Chiaramente inserire una figura terza in questo processo può essere pericoloso, in quanto anche lui potrebbe sbagliare, ma in certi casi è l'unico modo per valutare la fattibilità e quindi scegliere obiettivi fattibili. Torniamo all'esempio della maratona. Se ho paura di non riuscire a scendere sotto le 3 ore,
la soluzione non è abbandonare lo sport, ma è farsi aiutare da un preparatore atletico professionista a ponderare bene l'obiettivo. Un approccio per gestire la paura, così come tutte le altre emozioni, potrebbe essere quello di osservarle e razionalizzarle sulla base di dati di fatto. Migliorare le competenze emotive significa inoltre favorire la capacità di risolvere i problemi e stimolare le relazioni positive con gli altri. Nel 1995, lo psicologo statunitense Daniel Goleman pubblicò il testo Emotional Intelligence, in cui introdusse il concetto di intelligenza emotiva, cioè la capacità di riconoscere e gestire in modo consapevole le proprie e le altrui emozioni. Partendo da questo testo, ho elaborato uno strumento operativo utile per la gestione delle emozioni. Quando c'è un evento che genera in noi delle emozioni, occorrerebbe percorrere tre passi. Dare un nome alle emozioni e semplificarle, capire il perché delle emozioni e poi prendere delle decisioni razionali. Vediamo in dettaglio il nome delle emozioni. La prima cosa da fare è dare un nome alle emozioni che percepiamo e riporto un elenco di 21 emozioni principali, li leggo velocemente: la paura, la vergogna, l'invidia, la sorpresa, l'accettazione, la speranza, la nostalgia, l'amore, l'ansia, la tristezza, l'attendere, la rassegnazione, il sentirsi offesi, il rimorso, l'ira, la gelosia, la gioia, il disgusto, l'allegria, il perdono, la delusione. Sono 21. In generale, come esercizio, consiglio di soffermarsi su ciascuna emozione riportata e ricordare l'ultima volta che si è provata quell'emozione e approfondire le differenze con altre emozioni simili. È un esercizio che poi si può fare in continuo, insomma. Nella realtà le emozioni sono sempre composte, cioè sono la combinazione di uno o più emozioni primarie che abbiamo visto prima. Per poterle affrontare è saggio scinderle in quelle principali in modo da evitare confusioni. Quindi poi bisogna agire verso ogni singola emozione primaria. Passo 2. Capire le emozioni. Si tratta di capire il perché quella determinata emozione si stia verificando e quindi osservarla senza ignorarla. Bisogna muoversi come farebbe un entomologo, cioè lo studioso degli insetti, nell'osservare una farfalla su di un fiore, con attenzione ma senza disturbarla. In sintesi, bisogna chiedersi perché sto provando questa emozione. Passo 3, l'ultimo. Prendere delle decisioni razionali. Una volta approfondito il perché, bisogna prendere una decisione razionale e consapevole su cosa fare o non fare. La soluzione potrebbe essere anche semplicemente quella di accettare l'emozione e non fare nulla, però bisogna analizzare razionalmente caso per caso. Questo approccio, oltre a permettere una maggiore consapevolezza e dominio di sé, può essere applicato anche per capire gli altri e quindi entrare con loro in empatia. Quindi consiglio di applicarlo sempre in modo da avere più pensiero e un agire sostenibile con il proprio contesto. Qua vabbè, lo chiudo qua perché sennò poi andiamo troppo lunghi. Comunque è giusto per il concetto di cui hai parlato prima, quello dei tre lo conosci punti. Sì, no mi ha ricordato il Kaizen di oggi. Ah sì della gestione linea, certo. Di un'azienda, guarda, vedi il problema, lo identifichi, poi lo dividi in più parti e lo vedi.